siamo in testa da soli, però ora le squadre si sono ravvicinate. Siamo stati fortunati in queste 5 partite dove non abbiamo vinto e siamo riusciti a restare ancora primi in classifica. E abbiamo 4 punti sulla terza e oggi c'è il recupero. Se pareggiano rimaniamo 3 punti sulla terza. Però penso che ora è arrivato il momento dove dobbiamo dare una svolta e cercare di ritornare alla vittoria, perché le partite diminuiscono e ora è importante vincere, perché le squadre dietro sicuramente inizieranno a vincere pure loro, perché mica non si può, non puoi perdere tu e perdono anche loro, quindi dobbiamo cercare di fare subito il risultato pieno, anche se giochiamo in un campo difficilissimo, cercando di riuscire a fare una buona partita, una buona prestazione e portare punti a casa. Allora, purtroppo quella partita di sabato la dobbiamo assorbire sicuramente, perché come ho detto mancano 13 partite, non c'è modo, non c'è tempo di pensare ancora alla partita di sabato. La partita di sabato è una partita a sé, dove abbiamo fatto male, ci scusiamo con tutti, però è una partita dove ti può dare la svolta al campionato, perché ti può dare la scossa per cercare di fare questo sprint finale alla grande. Purtroppo nel calciatore, non lo so, siamo da 3 mesi prima in classifica, se non mi sbaglio. Può essere pure che inconsciamente ti fa rilassare un poco. E questo perciò io sono, mi dispiace tantissimo di aver perso 5-1, però da un lato può essere la scintilla che ti fa voltare pagina e ti fa trovare di nuovo, se abbiamo perso un po' di cattiveria, la cattiveria giusta per fare queste ultime 13 partite. Perché da un lato potevi anche pareggiarla quella partita e guadagnare un altro punto sulle, poi dicevi abbiamo guadagnato un altro punto, e però non riuscivi a svoltare, come invece dopo aver perso 5-1 sicuramente ognuno di noi dovrà far scattare la scintilla e trovare di nuovo, se si è persa, la cattiveria che c'era prima. Noi ieri abbiamo rivisto la partita, loro a livello, loro ci mangiavano le gambe, ci abbiamo rivisto, ci assalivano proprio. E questo fa capire la loro voglia di vincere, la loro cattiveria. Non dico che noi non l'abbiamo messa, perché noi sicuramente lavoriamo tutta la settimana per cercare di vincere le partite il sabato e lavoriamo con la cattiveria giusta. Però può essere che, poiché stai da 3 mesi prima in classifica, un po' che ti rilassi un pochino, e la partita di sabato ti ha fatto capire che non ti puoi rilassare con nessuna squadra, perché o giochi con la Regina, che ha un'ottima squadra, o giochi col Cittadella, dove sono ottimi giocatori, ma sono giocatori che nessuno li conosce, pochi li conoscono, e fai bruttissime figure. Questi 5 gol sicuramente ti fanno ritrovare, come hai detto tu, quello è andato in mezzo a 3 di noi, è andato via, e ti fanno ritrovare quella cattiveria giusta. Sicuramente andrai là e troverai una squadra affamata che sta penultima in classifica, se non mi sbaglio, con una squadra del genere, e ha bisogno di vincere la partita. Tu devi cercare di vincere la partita. Sicuramente sarà una partita dove chi metterà più cattiveria e riuscirà a portarsi a casa i 3 punti.